I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini. Cari amici di Caffè Italia, ben ritrovati a questi percorsi cinematografici del mese di aprile. E cominciamo con un film uscito nel 1995, diretto da Marco Tullio Giordana e dedicato alle vicende del processo contro Pino Pelosi, accusato di aver ucciso lo scrittore, regista e poeta Pierpaolo Pasolini. Il film si chiama Pasolini, un delitto italiano. Marco Tullio Giordana vuole quindi parlarci, vuole raccontarci di Pasolini, ma lo vuole fare lateralmente, senza appunto fare né un'apologia né un documentario, ma vuole raccontarci com'è andata la storia del processo a Pelosi, che poi fu anche condannato per l'omicidio. Ma il regista Giordana sa perfettamente quanto questo processo sia stato in Italia anche un processo politico, e quanto effettivamente si sappia tuttora che in un certo senso quel processo non si è mai concluso del tutto. Il film è interpretato da Carlo De Filippi, un giovane che interpreta Pino Pelosi e che aveva già interpretato una parte secondaria in Mary per sempre di Marco Risi. Purtroppo il giovane morirà l'anno successivo per overdose. A fianco a lui ci sono molti importanti attori italiani: Nicoletta Braschi nel ruolo della cugina di Pierpaolo Pasolini, Andrea Occhipinti, Giulio Scarpati nel ruolo dell'avvocato che sta indagando sull'omicidio, poi ancora Umberto Orsini, Claudio Amendola, Ivano Marescotti, Claudio Bigagli, Antonello Fassari, solo per citarne alcuni. Ma è davvero un ottimo cast per un film che vuole appunto ragionare su una serie di questioni inerenti alle indagini. Infatti il film procede proprio nella cronaca della ricostruzione delle indagini, perché sin dall'inizio quello che vediamo è il ritrovamento della macchina dell'Alfa Romeo 2000 GTV di Pasolini, sul quale Pino Pelosi, detto la rana, sta guidando, e che per questo viene fermato, e poi appunto vedrà il collegamento con il suo omicidio nel racconto dello stesso Pelosi. Il processo è quindi un processo complicato, perché sappiamo che la morte di Pasolini è stata ricondotta non solo a un affare politico, ma anche a un affare nazionale, proprio per la disapprovazione che gira intorno all'omosessualità di Pasolini, tanto che molte persone concludono l'affare dicendo semplicemente che Pasolini se l'è cercata. E il racconto di Pelosi in effetti sembra ricondurre tutto a questa visione dei fatti, perché Pelosi dice di avere accettato un passaggio da Pasolini, di non sapere chi era, e di poi di essere andato con lui ad Ostia e di avere dovuto fermare un suo attacco, perché Pasolini viene descritto da Pelosi come impazzito e pieno di furia sessuale ed omicida, con un bastone in mano, e per cui Pelosi cerca di scagionarsi cercando di far apparire il suo
la sua colpevolezza sotto gli occhi della legittima difesa. Del resto l'avvocato che lo segue è un avvocato schietto, è un avvocato che fa di tutto per far risultare il giovane Pelosi innocente e per far appunto invece risaltare ancora di più colpevole Pierpaolo Pasolini. D'altra parte il processo è un processo politico anche proprio perché ovviamente siamo nel pieno degli anni delle lotte tra sinistra estrema e destra estrema, cosa che appunto fa risaltare questo processo come un processo politico sia a livello alto, appunto perché la morte di Pasolini è chiaramente la rappresentazione di una rottura a livello sociale, ma anche a livello basso, perché a essere coinvolti nelle indagini sono anche degli altri ragazzetti di periferia, un gruppo di fascistelli, bulli da sala giochi, all'interno dei quali ci sono degli ingenui giovani che si tradiscono e che a un certo punto delle indagini dimostrano di essere stati presenti sul luogo del delitto, anche se Pelosi aveva sempre affermato il contrario. E in effetti qui si gioca molto del film, perché appunto, come ho detto, Giordana sceglie di approfondire questo discorso attraverso la ricostruzione delle indagini, e in particolare mostrando come queste ricerche degli inquirenti, e dimostrando come lo sviluppo delle stesse indagini fosse stato più volte macchiato da incongruenze, disattenzioni, errori, nascondimenti, e quindi che portano a sospettare in maniera abbastanza circoscritta e radicata che del processo di Pasolini si volesse in qualche modo mettere tutto a tacere il più presto possibile. E d'altra parte è la figura del gruppo di avvocati che si rende conto che il processo di Pasolini non può esaurirsi in pochi atti di incuria, non può essere chiuso con una sentenza lapidaria, e che quindi lavorano in tutto e per tutto per la verità, per quella verità così scomoda anche per Pasolini stesso, per cui cercano di fare quello che avrebbe fatto Pasolini se fosse stato al loro posto, se avesse dovuto in qualche modo vedersela con il suo omicida, ma anche con Pino Pelosi, cioè la persona che appunto a questo punto presumibilmente si è presa in carico una colpa che non è sua, o meglio non è soltanto sua, proprio perché i fatti dimostrano che Pelosi non era solo nel momento della colluttazione e dell'omicidio vero e proprio. E quindi la loro capacità di ricostruire le indagini è quella che li fa poi accusare Pino Pelosi di immaturità, come se il giovane non fosse stato neanche in grado di intendere e volere. Questo proprio per dare un corso diverso all'andamento del processo, che all'inizio sembra decisamente concludersi rapidamente contro la fama di Pasolini più che in nome della verità. E dunque appunto la loro capacità di, come dire, di perdere sì, ma di perdere con onore, diventa il punto chiave del film, e diventa forse anche una speranza per restituire un giorno una verità di un processo che poi anche negli anni successivi non fu mai più riaperto, anzi fu
nonostante appunto ce ne sarebbero state le necessità, fu volutamente chiuso, archiviato, sigillato addirittura. Un ultimo elemento però c'è, che vale la pena di segnalare, non tanto qua per il corso del processo, quanto per la bravura di Marco Tullio Giordana, che è quella di inserire nella cronaca, nella storia della cronaca del processo, degli inserti della televisione dell'epoca, dove si vede veramente parlare dei protagonisti amici di Pierpaolo Pasolini. Posso citare Moravia, Bertolucci, Citti e via dicendo, ma insomma il tutto serve per dare anche una fedeltà maggiore alla ricostruzione che non solo Giordana stesso nel film, ma che è stata affrontata da chi ha provato a ragionare o che è semplicemente stato coinvolto in questo processo. Bene, ho finito e vi auguro una splendida giornata, cari amici di Caffè Italia. I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini.